Una parmigiana, zucchine e patate. Velocissima, facilissima, semplicissima, dietetica, estiva, dietetica, diciamo dietetica, estiva e facile da preparare perché non c'è una cottura da fare prima, è solamente poi da cuocere in forno. Della nostra parmigiana di zucchine e di patate, naturalmente le zucchine, le patate, la mozzarella fior di latte, sale, pepe, formaggio, olio, il mio basilico Più andato da me. piantato da regista, che era una piantina invisibile ed è diventato questo mostro, il pangrattato, il prosciutto cotto, le zucchine e una teglia oliata. E poi ci ho messo un po' di pangrattato. Sì, tu inquadra il basilico, mi raccomando, che l'hai piantato tu. Allora, iniziamo. Ho detto, ho oleato una teglia da forno e l'ho cosparsa di pangrattato. Ho tagliato le zucchine, vedete come sono sottili? Veramente avevo provato a tagliarla alla mandolina, ma venivano veramente troppo sottili, quindi le ho tagliate a coltello e poi ho tagliato anche già le patate. Sempre sottilissime. Quindi dobbiamo solamente assemblare. Inizierò dalle patate. Voi naturalmente potete anche iniziare dalle zucchine, fate come preferite. Allora, sulle patate andiamo ad aggiungere un po' di sale, non esagerate perché dopo andremo a mettere il formaggio, un po' di pepe. Sì. E un po' di formaggio grattugiato. Non siate avari col formaggio perché il sapore lo avrete solo dal formaggio. E adesso andiamo a mettere le zucchine. Di nuovo un po' di sale, poco. Un po' di pepe. A me il pepe piace e quindi ne metto parecchio. Adesso mettiamo il formaggio. La mozzarella. Io sto usando un fior di latte, voi potete utilizzare quella che preferite. Naturalmente potete anche mettere la scamorza affumicata, quell'altro formaggio filante a fette, così. E io adesso aggiungo il prosciutto a coprire, così. Ora, a questo punto io, siccome dispiace lasciare solo il prosciutto, si sente solo, allora che faccio? Aggiungo lo stesso un po' di formaggio. Se non aggiungessi il formaggio, le patate che andrò a mettere sopra non aderirebbero e quindi quando andiamo a tagliare poi la parmigiana, sì, se io non metto il formaggio in questo momento, le patate poi in cottura non aderiscono e quando vado a tagliare la parmigiana, la parmigiana cede. Ecco perché io lo metto, e poi lo metto perché dà più sapore. Ora, a questo punto potremmo mettere anche un po' di basilico, se a voi piace. Se vi piace la menta, utilizzate la menta. Di nuovo le patate. Così. Mi raccomando, siate ordinati perché se siete ordinati nel preparare la parmigiana o qualsiasi cosa, poi l'ordine si vede, poi l'ordine si vede anche quando andate a tagliare la fetta della parmigiana o qualsiasi cosa sia. Ora, cosa facciamo? Ancora un pizzico di sale. Un po' di pepe. Non esagerate col sale, mi raccomando, perché ad aggiungere si fa sempre in tempo, ma a togliere no.
le zucchine. Io metterò qualche tocchettino di mozzarella, non la metto a fette perché sennò veramente è troppa. Spostiamo un po' questo e facciamo dei tocchettini. I tocchettini di mozzarella, così, quella, nella teglia, non fuori dalla teglia, così. Naturalmente, se la volete più leggera, non aggiungete il prosciutto cotto. Se non vi piace il prosciutto cotto, aggiungete lo speck. Potete aggiungere, sì, secondo me il prosciutto cotto e lo speck sono quelli che vanno meglio. Però a seconda dei vostri gusti, poi decidete voi la mortadella, il salame. Ma il salame no, né salame né prosciutto crudo io non ve lo consiglio. Ora, il formaggio l'abbiamo messo, ne mettiamo un altro po' per la mozzarella. E io andrò ad aggiungere un po' di pangrattato, così la gratinatura sarà bella croccante. Ora, la ricetta è quasi completa. Siccome le patate assorbiranno tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine, in questo caso io andrò a coprire la teglia. Nel caso in cui voi non mettiate le patate, non andrete a coprire la teglia. No, un filo abbondante, generoso. Un filone. Di olio, perché questo è che dà sapore. Allora, guardate già quanto è bella. Come le copro? Foglio di carta forno bagnata e strizzata. L'andiamo a appoggiare così sulla teglia, a coprire. Questo metodo io lo utilizzo per tutte le teglie che vanno in forno. Tutte. Carta stagnola. Così. Per mantenere il tutto. Per mantenere il tutto. E andiamo a sigillare. Se noi mettessimo solo la carta forno, vedete bene che la carta forno non è non resistenza, tiene, non tiene. Non ha resistenza, non tiene. E quindi con la carta stagnola andiamo a tenere il tutto. Ho detto, questa lo teniamo coperto in forno per 15 minuti. Quanto tempo starà in forno? E chi lo sa? Lo dobbiamo controllare. Perché? Uno, dipende dallo spessore delle patate e della zucchina. Due, dipende da quanta acqua contenevano queste zucchine. Le mie zucchine, come vedete, erano belle perché... Eh sì, più sono fresche, più sono... Non avevano semini. E quindi non saranno tanto acquose. Più dipende. Sono, come più facciamo... Più sono fresche, più sono acquose, sì. Direi. Come facciamo a capire che la parmigiana è cotta? Andiamo a toccare con una forchetta soprattutto le patate. Quando le patate sono cotte, la parmigiana è cotta. Che cosa facciamo? Gli diamo una bella botta di grill, la facciamo gratinare bene ed è pronta. L'unica cosa che vi consiglio è, prima di servirla, aspettare 15-20 minuti che si rassetti un po' e poi potete servirla. Naturalmente è buona, calda, bollente, tiepida, fredda, è buona sempre. Ciao a tutti e buona serata!